figlioli, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del padre. Momento in Washington dopo un lungo viaggio. Your dream, the same air. Your carezza. Il merito anche, direi, e soprattutto del popolo italiano. Di Aldo Moro, nessuno altro di tutti. Los imperialistas. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le forze che sono destinate per statuto a difendere. Combattenti di terra, mare e d'aria. Molti ritengono che lei abbia sbagliato a favorire la fine di Allende e la sua sostituzione con Pinochet. È vero? Well, we did not support noi Pinochet. Non abbiamo sostenuto Pinochet perché non lo conoscevamo. Noi non eravamo innamorati di Allende. D'altra parte, Allende si è rovinato da solo, ha rovinato l'economia della nazione, si è trovato nei guai con tutti gli organi costituzionali. Alla fine non siamo stati noi a farlo cadere. Ma quale fu il ruolo della CIA nell'organizzazione della caduta di Allende? Well, c'è stata un'investigazione del Congresso che ha criticato la CIA, ma ha stabilito che la CIA non era coinvolta nella caduta di Allende. All'inizio avevamo avuto qualche cosa a che fare, ma alla fine no. L'uomo che avete visto, lo avete riconosciuto, Henry Kissinger, è stato il potentissimo segretario di Stato americano sotto la presidenza di Richard Nixon. Di fatto Kissinger è stato l'uomo che ha dettato la politica estera degli Stati Uniti in quegli anni, gli anni tra l'altro del golpe in Cile. Ma di quel golpe Kissinger, lo avete sentito a Mixer nel 1983, 20 anni fa, ha negato ogni responsabilità sua e ogni responsabilità della CIA. Di recente però nuovi documenti ufficiali resi pubblici oggi per la prima volta sembrano smentirlo clamorosamente, indicando una precisa responsabilità di Nixon e di Kissinger, in particolare proprio nella vicenda cilena. E noi oggi vi proponiamo proprio alcuni di questi documenti. Ma per cominciare occorre andare a quel giorno, a quell'11 settembre, quello del 1973, il giorno in cui le forze armate cilene guidate dal generale Augusto Pinochet hanno rovesciato il governo democratico di Salvador Allende e hanno dato inizio a una delle dittature più dure dell'America Latina. Quello che vi proponiamo è il racconto minuto per minuto di quella drammatica giornata di 30 anni fa, così come lo hanno vissuto in prima persona i diretti protagonisti. Il Palazzo della Moneta dovrà essere evacuato prima delle 11, altrimenti sarà attaccato dalla forza aerea. Firmato i comandanti in capo di Esercito, Marina e Aeronautica e il direttore generale dei Carabineros. Sono un quarto alle 10 della mattina e la informazione che escuchavamo a través di una emisora portátil indica che in un'ora e quarto, come abbiamo sentito da una radio, tra poco alle 11 il Palazzo della Moneda sarà bombardato se non verrà abbandonato prima dagli uomini del governo. Esattamente 5 alla 10. Mancano 5 minuti alle 10. Vediamo dei carri armati sfrecciare a grande velocità. La situazione qui è assolutamente caotica. Assolutamente intranquilla. E l'11 settembre del 1973 sono circa le 10 del mattino. Quelle che avete appena sentito e le immagini che avete visto sono state trasmesse in diretta dalla televisione cilena e documentano le prime ore di una tragica giornata. Una giornata che si concluderà con un golpe di Stato ai danni di Salvatore Allende. Salvatore Allende, il presidente del Cile che vedete in questa foto scattata durante la sua vita e la sua carriera politica. Noi questa sera vogliamo parlare proprio di lui, del presidente Allende e del mistero che per anni ha avvolto la sua morte. Ma andiamo per gradi.
Cominciamo dall'inizio, ritorniamo alle immagini trasmesse in diretta dalla televisione cilena. Sono gli attimi immediatamente successivi al tragico epilogo del colpo di Stato, del golpe. Sono momenti concitati che fotografano in modo molto realistico il senso di smarrimento esistente all'interno del paese. Il giro della moneta también muestra il risultato. Come potete vedere, la moneta mostra i risultati di questo 11 settembre. I pompieri, rischiando la propria vita, stanno tentando di rimuovere tutto ciò che può essere pericoloso per le persone che si trovano all'interno. Ed ecco il corpo dell'ex presidente della Repubblica Salvador Allende. Viene caricato su un'ambulanza militare. Es un coche ambulancia del ejército, lo han bajado por la puerta. Ho avuto la possibilità di vederlo e il suo volto è completamente sfigurato. Su rostro absolutamente destrozado. Sì, Claudio, yo me tocó observarlo arriba. Realmente está Sì, anch'io l'ho visto al piano di sopra. Era seduto e si era sparato con un'arma di grosso calibro. È stato trovato su una poltrona di velluto rosso. Il corpo tutto ripiegato sulla destra e la parte destra della testa era completamente distrutta. Il generale Palacios, l'uomo che ha guidato l'operazione di assalto alla moneta. Come potete vedere, è stato ferito alla mano destra da un colpo esploso dalla guardia di Allende. Il generale Palacios ha rischiato la vita. È una mitraglietta regalata da Fidel Castro al presidente, con la quale sembra si sia suicidato. Scusi, posso vedere? La dedica dice a Salvador, il suo compagno d'armi Fidel Castro. Dove l'avete trovata? Nelle mani del dottor Allende, quando siamo entrati. Ed ecco andare via l'ambulanza con il corpo di Allende. Dunque Allende è morto. Abbiamo visto l'ambulanza che ha portato via il suo corpo, ma abbiamo anche sentito il telecronista della televisione e alcuni testimoni che hanno formulato l'ipotesi secondo la quale Allende si sarebbe suicidato. Ebbene, questa è la prima e unica volta in cui ufficialmente si è parlato del suicidio del presidente Allende. E questo è il grande mistero di quell'11 settembre del 1973. Salvador Allende è morto, ucciso dai generali golpisti, oppure è stato vittima di se stesso, si è suicidato nel suo ufficio alla Moneda? Questa sera vogliamo cercare di rispondere definitivamente a questo interrogativo. Per farlo dobbiamo cercare di capire fino in fondo la situazione di crisi politica che Allende stava vivendo nei giorni immediatamente precedenti a quello del golpe. La Unione Popolare come combinazione politica, il Presidente della Repubblica come il governo di Unidad Popular sotto la guida del Presidente della Repubblica stava realizzando un programma che comportava molti cambiamenti nella struttura sociale, economica e politica del Paese. Economica e politica del Paese. C'erano naturalmente gravi problemi perché non avevamo una maggioranza parlamentare. E l'opposizione si dimostrava disposta a giungere ad un colpo di Stato. Per questo il Presidente pensò di convocare un plebiscito. Perché él se dava cuenta de che stavamo llegando, stava consciente, a una crisi istituzionale molto grave. Lui si era reso conto che eravamo arrivati ad una crisi istituzionale molto grave e desiderava che sovranamente, in modo libero e democratico, il popolo cileno si pronunciasse su questa crisi, chiedendogli se il governo di Allende dovesse andare avanti nei suoi progetti di riforme. Come governo costituzionale, realizzando la riforma che sta realizzando. Este llamado debió hacerlo presidente el lunes. Il discorso di convocazione del plebiscito il presidente intendeva farlo nella mattinata di lunedì 10, ma per vari problemi si dovette rimandare proprio al martedì 11 settembre. Per questo, la sera del 10, ci siamo riuniti per una cena di lavoro nella residenza di Allende di via Tommaso Moro. Ed è proprio da questo momento, dalla sera del 10 settembre del 73, che inizia la nostra ricostruzione delle ultime ore di vita, della vita del presidente Salvador Allende.
Tutta la nostra indagine è volta, lo ricordiamo ancora una volta, alla risoluzione di un mistero. Allende si è suicidato o è stato ucciso dai generali golpisti? Dunque, il presidente quella sera ha invitato i suoi collaboratori a cena. Lui è seduto a capotavola in questa posizione. Alla sua sinistra la moglie Hortensia Bussi, da quel momento in esilio in Messico fino al settembre dell'88. Dall'altra parte del tavolo la figlia Isabella Allende, in esilio con la madre. Poi Augusto Olivares, direttore della televisione di Stato, amico personale di Allende, morto suicida il giorno successivo al giorno del golpe. Juan Garcés, consigliere personale di Allende, attualmente vive in Spagna. Orlando Letelier, allora ministro della difesa, assassinato nel 76 da agenti della polizia segreta di Pinochet. José Toá, ex ministro degli interni della difesa, morto in carcere. E Carlos Briones, ministro degli interni, arrestato e esiliato negli Stati Uniti, attualmente avvocato del lavoro a Santiago. Ed è proprio quest'ultimo ospite di Allende, il ministro degli interni Briones, che ci racconta che cosa realmente è successo quella sera durante la cena. Quando ricevimos la informazione da parte del direttore di investigazione. Quando arrivarono le prime informazioni, ci furono segnalati movimenti di truppe nella città di San Felipe Los Andes, vicino Santiago. E inoltre ci comunicarono che la guarnigione di Santiago dell'esercito era comandata nelle caserme. Il ministro della difesa però non ne sapeva niente. Eso era la noche, así que efectivamente comenzaron a llegar algunas noticias y él lo que pidió es quella notte, quando arrivarono queste notizie, lui si preoccupò di verificarne la veridicità. Continuò a lavorare e incaricò il ministro Letelier di chiedere informazioni. Dunque Allende non è preoccupato, continua a lavorare, ma chiede ugualmente al ministro della difesa Letelier di verificare la veridicità di queste informazioni. E infatti il ministro della difesa Orlando Letelier obbedisce alla richiesta di Allende, si alza dal suo posto a tavola e va verso il telefono della casa del presidente. Compone il numero del ministero della difesa, ormai è notte inoltrata, ma dentro al ministero della difesa c'è ancora qualcuno che lavora. Dall'altra parte risponde il generale Brady, che rassicura Letelier, non c'è nulla da temere, non esiste nessuna notizia di movimenti di truppe o di tentativi di sommossa. Tutto sembra tranquillo. Dunque non ci sono, apparentemente, sembrano non esserci motivi per allarmarsi. Allende è tranquillizzato dalla telefonata di Letelier. Verso le 2 di notte finisce la cena e il presidente congeda i suoi ospiti e va a dormire. Ma all'alba riceve un'altra telefonata che annuncia uno strano movimento di truppe a Valparaíso. Allende decide di verificare nuovamente, personalmente, questa volta telefona lui stesso al generale Pinochet. Augusto Pinochet Ugarte, nato a Valparaíso il 25 novembre del 1915, è un militare per vocazione più che per professione. Entra nell'esercito molto giovane, nel 1936 è già ufficiale. Nel 1940 dirige il campo di concentramento di Pisagua. Nel 71 viene nominato comandante generale della guarnigione di Santiago. Nel 72 diventa capo di Stato Maggiore. Il 23 agosto del 73 viene nominato comandante in capo dell'esercito dopo le dimissioni del generale Prat. 2 settimane dopo presta giuramento di fronte ad Allende e dice: «Lei avrà sempre la mia lealtà incondizionata, mio presidente». E intanto sta già pensando al golpe di Stato. E allora come mai Allende aveva tanta fiducia in questo militare arrogante e disposto a tutto? Credo che la sua fiducia in Pinochet fosse basata su 2 elementi. Primo, Pinochet gli era stato raccomandato dal generale Prats come uomo di sua completa fiducia, un professionista, un uomo d'onore. Nel quale si poteva confiare, che era un professionale onorabile. Allende aveva un gran rispetto per Prats e non mise in dubbio le sue parole e quindi il suo giudizio su Pinochet. Secondo,
Credo che Pinochet sia stato molto abile nel manifestare la sua lealtà al governo costituzionale. Ci furono molte riunioni nelle quali lui disse di voler proseguire nella tradizione cilena di forze armate professionali che non intervengono in politica, rispettose della Costituzione. Riuscì ad ingannare tutti, presidente compreso. E infatti Allende viene ingannato da Pinochet. Rispondendo al telefono, il generale golpista fa finta di essere stato sorpreso nel sonno. In realtà mente, ed è lui stesso a confessarlo, a raccontarlo in un libro autobiografico. Ecco, questo è il testo in questione, ve lo leggo letteralmente. Dice testualmente Pinochet: risposi con la voce di una persona che si è appena svegliata e devo essere stato convincente, perché Allende mi disse soltanto che mi avrebbe chiamato più tardi. Dunque l'inganno ha funzionato. Ecco, con queste parole Pinochet firma praticamente il colpo di Stato e soprattutto firma il suo tradimento al presidente Allende. Ancora una volta il presidente Allende invece è tranquillo, rassicurato, e lui tutto sommato pensa di poter controllare le cose, ma decide ugualmente di raggiungere velocemente il Palazzo della Moneda, il Palazzo Presidenziale, per dirigere da là, dal suo ufficio, questa situazione che comunque è di crisi e di incertezza. La casa di Allende è in via Tommaso Moro e da qui lui parte quella tragica mattina per recarsi al Palazzo della Moneda. Questo filmato cerca di ricostruire in tempi quasi reali tutto il percorso effettuato dalla macchina del Presidente. Via Tommaso Moro è situata in una zona periferica di Santiago. Per arrivare in centro, dunque, è necessario attraversare numerose strade poco abitate e poco frequentate. Del percorso che Allende compì quella mattina in questa zona non esiste naturalmente nessuna testimonianza filmata. Ma una volta arrivato in centro, il corteo presidenziale è stato ripreso da una troupe della televisione. E queste sono le immagini di repertorio della televisione cilena che documentano proprio l'ultimo spostamento d'Allende. Ecco, la sua macchina passa di fronte al Ministero della Difesa e arriva al Palazzo della Moneda. Arrivato alla Moneda, Allende inizia un'attività frenetica, ancora abbastanza tranquillo, ha avuto tutte le rassicurazioni che cercava. L'unica cosa che lo preoccupa è quello strano movimento di truppe annunciato nella zona di Valparaíso. Ma Allende crede ancora che il pericolo venga soltanto dalla Marina. A questo punto decide comunque di rivolgersi direttamente alla nazione con un messaggio radiofonico, il primo dei tre messaggi che in quella tragica giornata si susseguirono ad intervalli regolari. Mi parla il Presidente della Repubblica, desde el Palacio de la Moneda. Mi parla il Presidente della Repubblica dal Palazzo della Moneda. Segnala. Informazioni confermate segnalano che una parte della Marina ha isolato Valparaíso e che la città sarebbe occupata. E che la città sarebbe occupata. Questo significa una sollevazione contro il governo. Un levantamento in contra del governo. Hasta este momento. In questo momento a Santiago non si registra alcun movimento straordinario di truppe. E la guarnigione di Santiago è comandata in caserma ma tranquilla. In normale. Todo caso. In ogni caso, io sono qui nel Palazzo di Governo e rimarrò qui a difendere il governo che rappresento sul mandato del popolo. Ciò che desidero è che i lavoratori vigilino ed evitino ogni provocazione. Il primo problema è quello di aspettare la risposta, che io spero positiva, dei soldati della patria che hanno giurato di difendere il governo, espressione della volontà dei cittadini. Ho la certezza che i soldati sapranno compiere il loro dovere. Ma a questo punto Allende ha quasi un presentimento che i soldati non stiano facendo fino in fondo il loro dovere. Lo ricordiamo, sono le 8 del quel tragico giorno dell'11 settembre del 1973. Più o meno alle 8 di quella mattina, io ero già alla Moneda, il Presidente mandò Letelier al Ministero della Difesa per informarsi su cosa realmente accadeva. E lì fu arrestato.
Dal ministero non avevamo informazioni, non sapevamo nulla. Fino a quando non resero pubblico un messaggio con il quale chiedevano le dimissioni di Allende e annunciavano la costituzione di una giunta militare. Santiago, 11 settembre 1973. Santiago, 11 settembre 1973. Le forze armate e i carabinieri cileni dichiarano: primo, che il signor Presidente della Repubblica deve immediatamente rimettere il suo mandato alle forze armate e ai carabinieri cileni. Secondo, che le forze armate e i carabinieri sono uniti in questa storica e responsabile missione di liberazione della patria dal giogo marxista per la restaurazione dell'ordine e della istituzionalità. Firmato generale Augusto Pinochet Ugarte, comandante in capo dell'esercito. Ammiraglio Toribio Merino Castro, comandante in capo della Marina. Generale Gustavo Lee Guzman, comandante in capo dell'Aeronautica. Generale Mendoza Duran, direttore dei Carabineros. A questo punto il golpe è totale, è la fine di ogni illusione. Il comunicato delle forze armate, come avete visto e sentito, è stato firmato dai tre comandanti in capo di esercito, marina, aviazione e dal capo dei Carabineros. La situazione quindi è vicina alla fine, vicino al tracollo. Intanto al Palazzo della Moneda, al Palazzo Presidenziale, arrivano i ministri, i collaboratori, gli amici, due figlie di Allende, Beatriz, incinta di 8 mesi, e Isabella. Io diria che probabilmente fu l'ultima persona che intorno alle 9 riuscì a entrare alla Moneda. Logrò entrare al Palazzo della Moneda. E lo más satisfactorio, creo, para mí fue, la cosa più bella per me fu dividere quei momenti con mio padre. Convivir esos momentos con mi padre. Io diria la mezcla, por un lado, in lui vidi quella mattina lo statista, cosciente di ciò che significava essere presidente costituzionale del Cile. E lo che significa essere presidente costituzionale del Cile. No abbandonare, per questo non volle abbandonare il palazzo. E io ero lì quando ebbe un paio di offerte per sé e i suoi collaboratori. Ma lui le rifiutò. Sin ningún peligro con sus colaboradores y él rechazó esa oferta. Y por otro lado, que lo reflejan. E ci sono le sue parole di quella mattina a rifletterlo in maniera inequivocabile. C'è serenità e piena coscienza del momento storico che stava vivendo. Chiedono la rinuncia del Presidente della Repubblica. Non lo farò. Faccio presente la mia decisione irrevocabile di continuare a difendere il Cile, il suo prestigio, le sue tradizioni, il suo ordinamento giuridico e la sua Costituzione. Segnalo la mia volontà di resistere ad ogni costo, a prezzo della mia vita, perché rimanga la lezione che ponga di fronte all'ignominia della storia quelli che hanno la forza ma non la ragione. A los que tienen la fuerza y no la razón. Noi siamo sereni e tranquilli. Il nostro olocausto marcherà d'infamia i traditori della patria e del popolo. Non c'è stato da parte di nessuna delle persone che erano lì alcun tentativo di convincere il presidente ad arrendersi. Prima di tutto perché sapevamo che mai avrebbe accettato una cosa del genere. Lo aveva detto al paese con molta chiarezza che di fronte ad un eventuale colpo di Stato non avrebbe recitato il ruolo classico in questi casi, soprattutto in America Latina. Quindi ci furono dei tentativi di dialogo con i militari, ma mai sulla base di una resa del presidente. Dunque Allende non ha alcuna intenzione di arrendersi né tantomeno di dimettersi. Lo ha detto esplicitamente anche nel secondo messaggio radiofonico alla Nazione. Si consulta nuovamente con i suoi collaboratori e con i suoi amici. Nel Palazzo della Moneda, Palazzo Presidenziale, l'attività è febbrile. Noi abbiamo cercato di ricostruire quei momenti attraverso le dirette testimonianze dei protagonisti di quei tragici momenti, di quelle tragiche ore. Allende stava con una grande attività. Allende era attivissimo quella mattina. Non se le vedeva molto, non lo si vedeva molto, stava nel suo ufficio e ogni tanto ne usciva per dare istruzioni. Però saliva, dava istruzioni. Era tranquillo, dominava la situazione. E junto alla gente,
salon rosso. Ad un certo punto riunì tutti nel salone rosso, chiedendo in maniera perentoria a quelli che non potevano fare nulla nella difesa della moneta di andarsene. Difesa della moneta? Che ne chiese? Mio ultimo ricordo del presidente. Il mio ultimo ricordo del presidente è di quando lo vidi nel patio della moneta, che stava invitando i carabineros che erano rimasti dentro il palazzo a ritirarsi. Gli chiese però di lasciare le loro armi. È l'ultimo ricordo forte che ho di lui, anche se poi lo vidi in altri momenti. In quanto a un dialogo con altre persone, è l'ultimo ricordo che io tengo. Intorno alle 10:30 con altri miei colleghi incrociammo il dottor Allende nel patio d'inverno. Era con l'intendente di palazzo e con un altro suo amico, il giornalista Augusto Olivares. Ci fermò, ci portò all'ombra e ci abbracciò, ringraziandoci per essere stati lì a difenderlo quella mattina. Io non potrei precisare se fu esattamente in ese mismo momento riceve una chiamata. Non saprei dire in che momento esatto ricevette una chiamata telefonica e venne a rispondere dai nostri locali medici. Era l'ammiraglio Carvajal che gli offriva un aereo con delle garanzie per abbandonare il paese. L'unica cosa che Allende rispose fu: mettetevelo nel culo. L'uscita delle donne che erano rimaste fino alla fine fu una scena che non potrò mai dimenticare. Fu molto drammatica perché tra loro c'erano due figlie di Allende, Beatriz, incinta di 8 mesi, e Isabel. Fu proprio grazie a quella gravidanza che loro si convinsero che dovevano andare via. E ce la fecero ad uscire, perché se fossero rimaste qualche altro minuto probabilmente sarebbero morte sotto il bombardamento. In tutto questo lui andava e veniva. Sparò anche. Allende si è difeso. Io stesso l'ho visto sparare. Fu tentata una difesa della moneta. Questa dunque è la situazione all'interno della moneta. Dal Ministero della Difesa è partito l'ultimatum che abbiamo appena sentito: se entro le 11 non ci sarà la resa, la moneta sarà bombardata. Allende decide a quel momento di rivolgersi per l'ultima volta alla nazione. Questa è l'ultima occasione in cui posso rivolgermi a voi. Nelle mie parole non c'è amarezza, ma delusione. Che possano servire come castigo morale per coloro che hanno tradito. Non rinuncerò. Collocato in una storica transizione, pagherò con la vita la lealtà del popolo. Vi dico che ho la certezza che ciò che abbiamo seminato nelle coscienze di milioni di cileni non sarà distrutto per sempre. La storia è nostra e la fanno i popoli. La storia è nostra e la fanno i popoli. Lavoratori del mio paese. Lavoratori del mio paese, voglio ringraziarvi per la lealtà e la fiducia che avete posto in un uomo che è stato soltanto l'interprete delle grandi speranze di giustizia, che si era impegnato a rispettare la Costituzione e la legge, e così ha fatto. In questo momento definitivo, l'ultimo in cui ho la possibilità di parlarvi, vi chiedo di imparare la lezione. Proseguite voi, sapendo che molto più presto che tardi si riapriranno i grandi viali attraverso i quali passa l'uomo libero per costruire una società migliore. Viva Chile, viva il popolo, viva i lavoratori.
Queste sono le mie ultime parole. E ho la certezza che il mio sacrificio non sarà vano. Da questo momento un velo di oscurità e di mistero cala sul palazzo presidenziale. L'unica cosa certa è che tra le 13 e le 14 di quell'11 settembre del 1973 Salvador Allende muore. Il suo corpo, come abbiamo visto all'inizio, viene trasportato poco dopo con l'ambulanza. E questi sono i funerali immediatamente successivi. Edoardo Grove, sotto questo falso nome, Salvador Allende è stato seppellito per 17 anni nel cimitero di una cittadina, la sua cittadina natale, Viña del Mar, a un centinaio di chilometri da Santiago. E queste sono invece le immagini del nuovo funerale svoltisi pochi mesi fa sotto il governo democratico di Patricio Aylwin. Ma cosa è significato questo funerale per il popolo cileno e per la famiglia di Allende? Il 4 settembre 1990 per noi è stato un giorno molto importante, un giorno storico. Il trasferimento dei resti di Salvador Allende, che prima erano seppelliti in forma così anonima nel cimitero di Viña del Mar, è stato un atto di riparazione storica. È stato commovente vedere le facce della gente per strada al passaggio del feretro. Tutti piangevano, urlavano. Allende vive, Allende è presente. E poi tanti giovani che non l'hanno mai conosciuto. Questo funerale però non ha avuto soltanto un valore emozionale, ma anche un significato politico. È stato il reincontro dei cileni, l'inizio della riconciliazione tra i cileni. Questo funerale lo si doveva a Salvador Allende. A Salvador non era stato reso nessun omaggio dopo la sua morte. E ora, da quel 4 settembre del 1990, i resti del presidente Salvador Allende riposano nel cimitero generale di Santiago. Finalmente la lapide sulla sua tomba reca l'iscrizione corretta. Ora possiamo finalmente rispondere a questo interrogativo, all'interrogativo della serata, se Allende si è ucciso o è stato ucciso. Lo faremo chiamando in causa quelli che in quel tragico giorno hanno visto tutto e che finalmente hanno deciso e possono parlare. Io direi che la constatazione diretta che io tengo, o la maglia, la constatazione più diretta che ho del suicidio è la seguente. Dopo il bombardamento, la moneta andò a fuoco. Difenderla a quel punto non aveva più senso, perché non si sarebbe morti combattendo, si sarebbe morti bruciati. Quindi, ad un certo punto, Allende prese la decisione e ci disse: arrendiamoci. Diede l'ordine di uscire tutti. Io sarò l'ultimo, disse. Ed è l'ultima cosa che ricordo di lui. Per varie ragioni, io fui tra gli ultimi a scendere. E quando mi trovavo più o meno a metà delle scale, sentii un compagno, l'intendente di palazzo, gridare che Allende era morto. Viva Allende! Perciò, già prima di uscire, io seppi che Allende era morto. Quindi prima che i militari entrassero al secondo piano. Inoltre, successivamente, ho saputo che Patricio Gijón, mentre scendeva, era tornato indietro. E lui praticamente ha visto il momento in cui Allende si è sparato. Praticamente vio il momento in cui Allende si dispara.
Sì, ho visto il momento in cui il presidente si è sparato. Quando ci diede l'ordine di arrenderci, cominciarono le operazioni per scendere e uscire. Qualcuno disse che serviva una bandiera bianca. Fu trovata una scopa e io mi levai il camice per fare la bandiera. Mi levai anche la maschera antigas che ci avevano dato e che era molto carina. C'era la scritta US Army dell'esercito americano. La lasciai lì per terra e cominciai a scendere le scale con il resto del gruppo. Posso spiegare quello che è successo a questo punto solo con lo stato di tensione di quei momenti. Mentre scendevo, mi vennero in mente i miei tre figli. Io ho tre maschi, che allora erano piccoli. E pensai, per Dio, non sono mai stato in mezzo a una guerra. Come posso tornare da loro senza un ricordo? Sono cose che succedono. Allora tornai indietro per cercare la maschera antigas. Era tutto buio e mentre la cercavo vidi una porta aperta che prima era chiusa. Istintivamente guardai dentro e c'era il presidente. Quello che vidi fu il momento dell'impatto del proiettile sotto il mento. La testa volò. Praticamente rimase senza cranio, tanto che dopo era difficile riconoscerlo. Rimase praticamente senza calotta cranica. Il cervello si sparse sul soffitto e sul muro. Corsi verso di lui istintivamente, ma sapevo che non poteva essere vivo. Semplicemente mi fermai al suo fianco. Gli altri erano già usciti. In qualsiasi momento potevano arrivare i militari. Lui era lì, seduto. Io misi una sedia vicino a lui e sono rimasto lì, aspettando cosa sarebbe successo. Fin qui la storia drammatica di quell'11 settembre del 1973 ed è il colpo di Stato in Cile, un colpo di Stato militare realizzato forse anche con l'appoggio degli americani e della CIA. Di questo, ad esempio, parlano alcuni nuovi documenti emersi in America dal segreto di Stato che indicano precise responsabilità dell'amministrazione Nixon, della CIA e di Henry Kissinger, allora, lo ricordo, segretario di Stato americano, quindi responsabile anche della politica estera. Ma perché l'America era così preoccupata per l'elezione di Salvatore Allende? Che interessi aveva diretti in Cile e soprattutto davvero Kissinger e l'amministrazione Nixon sarebbero arrivati al punto di volere la morte di Allende? Quello che vi proponiamo adesso è un frammento di filmato di inchiesta tratto da Henry Kissinger, Il processo a un uomo di Stato, un documentario che noi della Storia Siamo Noi trasmetteremo integralmente nelle prossime settimane. Documentario che è tratto da questo libro, Processo a Henry Kissinger, scritto dal giornalista Christopher Hitchens. Per Hitchens la pista parte dall'ottobre del 1998 a Londra, il giorno dell'arresto del generale.